Poi Valentina, benvenuta, grazie mille per essere passata. Grazie mille a voi che mi avete invitata. Ma figurati, ascoltami, come dicevamo anche adesso fuori dalle telecamere, tu hai un percorso, cioè, super particolare, anche sei proprio focalizzata su una disciplina veramente che sono stracurioso di sentire un attimino gli inside out di tutto quello che fai. Però ti direi, fai prima un intro di chi sei, appunto cosa fai, così che almeno tutti si facciano un'idea. Certo, allora, mi chiamo Valentina Cafolla e principalmente arrivo da Rovigno, ora studio già qualche anno a Zagabria, sto finendo scienze motorie a Zagabria, così che sono già 6-7 anni che sono lì. E sì, principalmente da sempre che pratico l'apnea, cioè non ricordo quando è la prima volta che ho fatto l'apnea, forse anche ho iniziato prima a fare apnea che nuotare, così che credo, prima andare sott'acqua. E già i tuoi ti prendevano, ti mettevano sotto, tu stavi lì. Esatto, no, con la mascherina, esatto. Andare prima in fondo, esatto, sì. E praticamente però dopo, come andavo negli anni, cioè principalmente era sempre in profondità che mi piaceva andare, no? Io ricordo 8 anni e quando ho iniziato a amare il mare, perché lì c'era anche un periodo dove mio papà mi aveva preso con sé, siccome mio papà era 20 anni nella squadra di pesca subacquea. Ah, ok, quindi così, comunque la mela non cade lontano dall'albero. Il mare, esatto. Okay. E allora mi aveva preso con sé una giornata dove io cercavo di andare a profondità quando che andava lui, però lui andava tipo a 20 metri, 40 metri e io lì andavo forse a 10 massimo con 8 anni. Che però, perdoni, facevi già, intendi, senza bombole, giusto? Apnea, sì, proprio, sì, 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 apnea, con il tuo ossigeno, esatto, in corpo. Okay. Esatto, senza aria. È che è tutta un'altra storia quella. Esatto, esatto. Dopo con le bombole ho iniziato appena a 15 anni, perché anche mio papà non voleva che andassi dopo, con le bombole, okay. Voleva soltanto in apnea principalmente. E allora sì, così io cercavo di andare, dopo non mi andava più di seguirlo perché vedevo che non mi andava troppo in fondo. E è arrivato fino a di me che mi faceva vedere un pesce e c'era una ricciola enorme, cioè era più grande di me. E lì, cioè, mi sono innamorata di quello che il mare può offrire. Certo. Esatto. Così che là era un'esperienza stupenda dove io mi sono innamorata del mare, di quello che può offrire. E poi andavo ogni anno sempre più profonda per vedere cosa riesco a vedere sott'acqua, no? E in quel periodo, giusto, allora ho iniziato a fare gare anche con i cugini, chi va più profondo, poi c'era un gioco che facevamo quindi tutti. Quindi proprio tutta la famiglia, tutta la siete famiglia, uno squadrone, sì, sì. Che se succede qualcosa, esatto, in mare bisogna chiamare voi, esatto, per riuscire tutti a quanti. Ok. E facevamo tipo una gara tra bambini, no? Prendevamo tipo le pentole o i piatti della nonna che lei cucinava in barca, li buttavamo in mare. A vedere chi lo recuperava. Esatto, chi lo recuperava. C'era la pentola oggi di Valentina che si fa il pesce, per esempio. E allora era quella la passione dei bambini quando eravamo piccoli. Poi pian pianino da 14 anni già ho iniziato ad andare a 30 metri, a 16 già a 45 metri, così che erano già... Cioè già 30 metri, per chi non è tanto abituato a capire che tipo di profondità è, stiamo parlando di una cosa allucinante, senza bombole. Per te, sì, poi diventa, sì, base, ma perché ormai ci sei... Così una cosa però già semplice. Anche per me, che, cioè, sono una persona che si piace definire atletica, che mi tengo in forma e tutto, cioè, inconcepibile per me riuscire ad andare in apnea a 30 metri. Diciamo che sì, cioè c'è sempre un training che devi fare, perché lo stesso non puoi venire e andare subito a 30 metri. 10 metri credo che principalmente quasi ognuno si può provare, cioè di andare, che ognuno può farlo. Dopo ovviamente con il training e con i tips dell'apnea, certo, che qualcuno sa, così con quello si riesce ad andare un po' più profondo. Però i 30 metri sono già una bella profondità. Quindi hai fatto 30, poi 45, così che... Però dopo già volevo iniziare a gareggiare in apnea, però ho scoperto che appena 18 anni puoi iniziare a fare le gare. Ok, ci sta, maggiorenne, certo. Maggiorenne è poi una disciplina un po' così... Beh, difficile, comunque, diciamo, cioè, difficile, esatto, rischiosa, esatto. Allora lo stesso serve essere maggiorenni. E praticamente allora ho smesso di fare apnea, perché anche a Rovigno non abbiamo profondità, la massima profondità che abbiamo lì intorno sono 45 metri, che sono arrivata, sì, dovevo prendere la pala per andare un po' più profondo. Esatto, esercizio, 45 metri ancora anche la pala. E allora ho smesso di fare apnea e ho iniziato a fare le bombole, vuol dire la scuba, vuol dire... Sì, sì, classico, apnea con... Non apnea, ma la subacquea. Subacquea, ok. Ho iniziato a fare la subacquea, perché anche mio papà ha aperto un centro subacquea a Rovigno e allora lì ho iniziato a fare la mia carriera come subacquea. Dopo qualche anno, vuol dire già avevo 18 anni, vuol dire già potevo iniziare a gareggiare, mi è arrivata l'opportunità che ho conosciuto due sub, Maurizio e Elena, che mi hanno
proposto di fare una competizione sotto il ghiaccio, però in questo caso era in dinamica, vuol dire che andava in lunghezza. Ok. Okay. Sotto il ghiaccio in lunghezza. E già come io avevo 18 anni e tutto quanto, allora ho pensato, perché non provare, esatto. No? Cioè, perché peggio, non tentare? Cioè, non vinco, cioè. All'inizio era che dovevo fare 50 metri col bipinne, perché col bipinne non esisteva il record e io sempre facevo il bipinne principalmente. Che, perdonami, scusa l'ignoranza, sarebbero due pinne. Significa che hai per ogni piede la classica, esatto, pin. Okay. Esatto, che sono due pinne che fai. Mentre il crawl. Monopin, che mi dicevi, quello che entrambi i piedi sono sempre inseriti, però esatto, fa c'è sirena, una pala grande, sirena, esatto, giusto? Esatto, come okay. Una sirena. Esatto. E allora nel frattempo io avevo iniziato a allenarmi con i 50 metri nel mare, mi allenavo principalmente dove mio papà mi aveva fatto un campo di 100 metri dove dovevo andare su e giù a praticare tutto quanto d'inverno. Dopo neanche tre mesi prima del record mi hanno detto, e questo parlo di, era il 2016, vuol dire okay. Doveva essere il record marzo 2016. Vuol dire alla fine di dicembre, mi hanno avvisato che alla fine, siccome doveva essere Guinness, il record vale per la lunghezza, no, cioè non è, deve essere col mono o col bipinne, deve essere una lunghezza. Ok, ok. E io devo superare, esatto, dalla, okay. Esatto, io devo superare 110 metri. Ok. E perché col bipinne era 110, okay, vuol dire perfetto. Io dovevo fare 111. 111 o 110, esatto, era già il record. Ok. Però col bipinne io non sapevo se riuscivo a fare quella disciplina, perché col bipinne è molto più difficile a fare che col monopinna. Ma veramente? Esatto. Pensa, perché che avrei pensato il contrario tutti invece. Quanti pensano il contrario, invece col monopinna tu sei molto più dinamico e molto meglio scivoli in acqua. Ok. E poi soprattutto c'è questa pala enorme dietro di te che fa molto più... Dà una spinta più forte, esatto, rispetto al bipinne. Esatto, okay. Perché il bipinne è tutto tempo e poi consumi anche molti più muscoli. Sì, in effetti è vero, un movimento così rispetto, così, esatto, ti dà l'idea di essere, esatto, più fluido però. E allora qui io ho iniziato a praticare il nuoto pinnato, dove è una, diciamo, disciplina come il nuoto, vuol dire qua si guarda il tempo in quale nuoti in superficie. E allora per imparare questo monopin all'inizio era un casino. Immagino, perché serve, a me mi sono serviti 5 anni ad imparare a andare con il monopin. E cosa facevi, ore e ore in piscina o comunque, sì, praticamente in contesti in quasi, cui nuoti? Esatto, cioè. esatto. E poi con le virate e tutto quanto. E vabbè, sono riuscita a imparare un po' le basi, diciamo, col monopinna. Ok. E sono arrivata su ad Anterselva, perché la prima volta che sono arrivata ad Anterselva è nel 2016, così che io ho anche un passato in questo lago già. E quando sono arrivata era tutto super, cioè l'organizzazione era ottima, tutto quanto, finché il giorno stesso del record, proprio di mattina, mi dicono che il record non sarà omologato per via che ma sono state le mancanze nell'organizzazione. Ora mi pare che... Cioè il giorno stesso te l'hanno detto. Il giorno stesso me l'hanno detto, quello che è bello, no? Così che era il stress, probabilmente anche questo che mi hanno detto che non sarà omologato, probabilmente anch'io ero un po' meno in tensione, perché lo stesso... Certo. Però lo stesso, sai, quello, era una soddisfazione propria che tutti quanti hanno fatto questa organizzazione, certo, hanno aperto i buchi e tutto, e alla fine che io neanche non lo faccio, no? Per cosa? Allora l'ho tentato comunque. Certo, hai fatto benissimo. Esatto. Che perché ti eri fatta un culo così per allenarti, scusami, esatto, che senso arrivare poi lì in mare, praticavo praticamente quasi ogni giorno andavo in mare per abituarmi al freddo, così che andavo anche con una mutina di 2 mm con i buchi sopra d'inverno a 10 gradi nel quello mare. Quello è un altro aspetto infatti, esatto, che volevo chiederti, perché sicuramente gioca un fattore anche lì, esatto, l'aspetto perché temperatura. Lo stesso, poi avevo 18 anni praticamente, così che ero ancora bambina, diciamo, e l'apnea ho notato che serve un po' di maturità sinceramente per praticarla, perché lo stesso non è... Non puoi andare con 18 anni dove sei in pubertà al massimo e pensi a mille cose. Sì, sì, no, perché lo stesso, quando hai una maturità riesci anche a sentirti meglio e a rilassarti meglio. Chiaro, poi più sul pezzo di testa. Sì, esatto, sì, e allora così sono arrivata, ho fatto i 111 metri, qual è la mia distanza più lunga, perché in mare non ho fatto più di 110. Ok. Così che nel mare avevo fatto i 110, invece qua sono riuscita a fare i 111 senza nessun problema. Ed era tutto super, sinceramente. Sei arrivata al limite o dici che potevi spingere anche? No, non potevo ancora spingere. Ok, così però che... cosa hanno fatto? Creano il buco? Esatto, perché fanno il per primo far capire buco... anche le persone che magari non sanno bene di cosa stiamo parlando. Lì, certo, lago ghiacciato.
Completamente. Quindi prendi la distanza di riferimento tutte le persone dell'organizzazione, immagino creano il buco di partenza da cui tu ti immergi e a quel punto poi hai il rettilineo da fare fino ad arrivare al secondo buco che bisogna creare, a meno che te non lo devi prendere a testate da sotto. Perché loro per ogni evenienza comunque hanno fatto anche dei buchi nell'intermezzo. Chiaro, intermedi, qualunque cosa succeda. Nel caso se qualcosa succeda. Il primo buco mi pare che era ai 70 metri, poi andava ai 90 e poi 100 e 110. Immagino anche delle persone già pronte nel caso a immergersi. Esatto, avevo dall'inizio due persone che mi seguivano con i scooter e dopo di quello avevo nell'intermezzo ancora una persona che mi seguiva dopo e ancora alla fine due o tre persone avevo sott'acqua, così che comunque era... Sì, ma anche te di testa sei libera a spingerti un attimino senza la paura di dover far tutto da sola. Esatto, poi anche perché era sotto il ghiaccio c'era lo stress che di essere... Deve essere stranissimo, non l'ho mai provata questa esperienza. No, sinceramente è molto, a me mi era molto calmante, però per certe persone forse può essere stressante, claustrofobico, però a me più per il stress di stare senza aria, cioè perché l'apnea, perché lo stesso tu pinneggi per un minuto, no? E allora devi fare anche la parte della palestra. Allora io facevo tenendo aria, per esempio per un minuto facevo i squat, e allora per anche abituarmi senza a questo fare movimento inalazione ed esalazione, ma ogni volta in apnea. Cavolo tosta. Esatto, quello sì, facevo quante battute mi servirebbero per esempio per fare 111 metri, allora facevo così anche i movimenti tenendo l'aria. Allenarsi fondamentale. Mio papà era veramente un allenatore abbastanza serio. Sul pezzo. Ma lei dice che non conveniva fargli fare anche un buco per sicurezza magari oltre i 111? Così dici anche che potevo andare anche un po' più... Metti che te la sentivi, sapevi bene o male, lo, no? Sì, ma era, sai, sarebbe stato ottimo, però lo stesso, sai com'è, dopo è stata l'organizzazione un po' così, allora meglio che stare su 111, no? Per essere sicuri. Sì. Dopo per via che l'amarezza che avevo nella bocca per quello che non è stato, allora abbiamo ritentato nel 2017. E casomai nel 2017 anche c'era Arthur Guerboer, che faceva il record CMAS, che sarebbe da federazione subacquea mondiale, il record sotto i ghiacci maschile. Ok, quindi stessa tua disciplina, stessa giusto? Stessa mia disciplina, esatto. E casomai mi sono anch'io allora mi sono prestata come italiana, in questa volta ho fatto il record nel 2017, il primo record femminile. Grande. Sì, così. Quanto hai fatto lì? Ho fatto 125 metri. Sti cazzi. Okay. Esatto. Nella seconda tentativa, perché il primo tentativo ho avuto un po' di stress perché mi è entrata l'acqua fredda nella muta. No, la muta non era fatta bene a misura durante il tentativo. Sì. Allora mi è entrata tutta quest'acqua dentro, allora mi ha fatto un po' di panico. Allora sono uscita sulla buca dei 75 metri. Stiamo parlando di acqua a temperatura 1-2 gradi. 2-3 gradi. Cioè, esatto. Che più fredda di così non si può perché diventa ghiaccio. Esatto. Cioè, cioè dopo non. Normalmente sempre sotto il lago sono 4 gradi, no? Chiaro. No, ma che brutto. Ma che sfiga poi anche sì, cioè, la preparazione è tutto ottimo. Invece no. E, nel 2017 comunque l'organizzazione è molto meglio e tutto quanto. Dopo il medico ha detto che sì, che non è un problema, che posso ritentare. E nel secondo tentativo ho fatto i 125 metri, così che... È una soddisfazione grande, anche personale, che il primo ora, record. Tutt'oggi è record? O era, c'è? Ora era, perché lo stesso, ora nel 2024 sono stati due tentativi di record. E comunque dopo, nella pausa del 2017 finora, ho iniziato a fare nuoto pinnato perché ho anche notato che mi va molto meglio, siccome anche di testa, perché non ci devo tanto pensare quando nuoti, e anche per via del monopinna, no? Così che posso ancora migliorare la mia tecnica, e ho notato che in poco tempo ho raggiunto dei tempi molto elevati, cioè molto vicini alla ragazza migliore di Croazia, così che mi è piaciuto abbastanza questo. Io sono stata anche a due mondiali di nuoto pinnato, il quale ho fatto il 12° posto più alto, che era tipo un secondo dal 5° posto, così quello mi era proprio una pecca. Esatto, sono i limiti, sì, tipo, come nel nuoto. Tipo MotoGP anche, che arriva uno primo e quello sotto di un nanosecondo dietro. Esatto, così che quello è abbastanza simile. E sì, dunque dopo, però il nuoto pinnato era abbastanza tosto come allenamento, cioè avevo 2 ore ogni giorno di piscina, a parte il sabato dove li avevo soltanto un'ora e la domenica libera, però avevo anche 3 volte a settimana 2 ore di palestra.
Sì. Così che quello era abbastanza tosto, poi regime era, cioè io avevo mattina, esatto, certo, mattina mi svegliavo, facoltà, subito dopo facoltà andare in piscina, stare lì 2 ore, poi tornare indietro, studiare e ripete ogni santo giorno. Così quando qualcuno mi dice, se come eri in facoltà, quei bellissimi, bellissimi come momenti da studente, no, non ce li avevo, non così ce li ho, che non quella ce li ho, no. Ecco, ero già proiettata sul culo che mi sarei dovuta fare poi in allenamento. Esatto, però ecco, sono felice che ho passato anche quello, ho conosciuto persone stupende, certo. Così che sinceramente... Ma poi sono memorie, cose che ti rimarranno sempre a prescindere. Esatto, esatto. Poi ho anche viaggiato tantissimo intorno a tutte le parti, così che no, sono felice. E dopo di quello, ecco, nel 2022, sì, 2 anni fa, sono ritornata nell'apnea, perché ho notato anche che il mio fisico non riesce più a reggere tutti questi allenamenti, ma anche perché ho notato che sono anche maturata dopo da certo. Quello quando ero nel 2017, 7 anni fa, quando guardi è passato di tempo. E comunque il record del sottoghiaccio dovevamo rifarlo nel 2020, cioè tutto il tempo lo stiamo rimandando, però COVID. Sì, sì. COVID. Una settimana prima del record mi hanno detto no, scusa, non riusciamo a farlo. Che se c'hanno un tempismo con te, comunque perfetto. Devo dire che così è che doveva essere proprio questo, cosa. Sì. Incredibile. Cioè. Doveva essere per forza questo anno, credo. E allora lo rimandavamo tutto il tempo questo record fino a ora al 2024, dove siamo riusciti ad organizzarlo e abbiamo di nuovo fatto sotto l'ACMAS, così che anche dovevamo chiedere alla Federazione Croata di mandare la richiesta per farlo, così che anche quello era abbastanza stressante perché gli avevo mandato all'inizio dicembre la richiesta, loro me l'hanno mandata tipo il 20, che dobbiamo cambiarlo, così che okay. Era già un po' in ritardo e tutto quanto, cioè mi hanno fatto venire stress in totale, però ci va credo. Bene. E del resto però dopo l'organizzazione è andata ottimo, sinceramente, sia con gli sponsor, con gli aiuti, tutto. E soprattutto perché anche mio papà e i miei fratelli hanno fatto principalmente tutto il campo, perché loro fanno anche parte dell'Adriatic Maritime Services, che okay. È un'agenzia, diciamo, che fanno lavori sott'acqua, ma anche per i film, cioè per aiutare gli okay. Attori, così okay. Che sono abbastanza tosti e ora sono arrivati completamente, sono super. E così me l'hanno fatto in 2 secondi il campo, gara, vuol dire loro mi hanno fatto... Cioè, allora, tanto per tenervi in conto, una buca a 3 tonnellate di tirar fuori il ghiaccio. 3 tonnellate? 3 tonnellate, una buca. Donna, cioè si crea una lastra, esatto, perché sono 40 centimetri di ghiaccio. E quello è abbastanza... E più o meno che diametro, come questo tavolo, se dovessi dirmi di spazio per entrare, un po' di più? Un po' di più, cioè questo è, diciamo, i triangolini, perché okay. Ci sono quei intermezzi, sono i triangolini, mentre le buche... principale 120-140 li hanno fatto tipo in rettangolari, rettangolo, okay. 2 metri per 3 mi pare che ok, quindi bella spaziosa, esatto, sì, esatto, sì. Ti potevo anche con la monopinna entrare senza problemi, perché gli stessi triangoli fanno sempre un po' di problemi per la monopinna, per non riuscire bene a entrare, così che lì l'inizio esatto della gara parte nel momento tu entri prima in acqua e a un certo punto il via lo danno anche per tenere il allora, tempo, diciamo, da quando fai e vai giù, oppure ti getti direttamente dalla... No, tu hai il countdown, tu hai okay. Un countdown di 3 minuti, il quale deve qualcuno iniziarlo a contare, e dopo il countdown c'è il top time, che sarebbe i 3 minuti sono finiti. Dopo il top time, tu hai 30 secondi che tu puoi iniziare l'immersione. Vuol dire tu non puoi partire prima, perché sarai disqualificato, né dopo questi 30 secondi. Ok. Vuol dire tu hai questo tempo dove tu puoi partire quando vuoi praticamente, quando sei pronto, però entro in... Devi stare secondi. Dentro quello slot di tempo, certo. Esatto, esatto. E dopo ogni subacqueo c'è il suo come certo. Respira, così che quello... Immagino ognuno ha il suo ritmo individuale, e la sua esatto, modalità di esatto. Concentrazione iniziale. Esatto. Così che sì, sono arrivata una settimana prima ad Anterselva, anche per abituarmi un po' all'aria, perché lo stesso si trova a 1600 metri sul livello del mare, sì, certo. Così che anche lì c'è meno ossigeno che normalmente a livello di mare, così che anche quello è un po' che non mi aiuta tanto. Poi vedi, c'è uno deve considerare mille aspetti. Mille aspetti, mille perché aspetti. Quando guardi c'è sia la parte del freddo, vuol dire tu stai a 2-3 gradi, questa volta Muta era... Perfetta, così che non ho niente da ridire, no, anzi orche ero, che ti entravano no, dentro, no, ero anche asciutta sotto di essa okay. Quando guardi, così che era perfetta, e, però c'era una parte che durante gli allenamenti, prima perché il record era venerdì e sabato che ho fatto anche il bipin, e durante gli allenamenti i giorni precedenti avevo notato che con la maschera mi entrava un po' d'acqua,
Okay, e quello ho detto non lo voglio perché paradossalmente meglio che ti entri nella muta piuttosto che nella, negli occhi per la visibilità, ma anche per quello, cioè anche se tu principalmente nell'apnea cerchi di anche socchiudere un po' gli occhi per rilassarti ancora meglio, no? Però lo stesso quando ti entra da qualche parte l'acqua è sempre un po' di stress, no? Poi ti entra nel naso, poi da fastidio, è una cosa che dopo va una con l'altra, no? Sì, è una catena. Esatto, bravissimo, un effetto domino che comunque fa tutto tranne che lasciarti concentrata su quello che devi fare, ma ti porta... Esatto, e allora giusto il giorno prima ho provato a fare gli 80 metri così facile con gli occhialini e con soltanto il nose clip, che sarebbe quello classico da piscina. Quello classico da piscina, sì. Anche se l'apnea ce l'ha un po' più forte, così che non riesce neanche a entrare né a uscire l'acqua per niente, così che quello... Non so come dice nose clip in italiano, una... il blocca naso, non so se ci sia un termine... Mi pare che c'è, però... Ma sì, tanto ormai l'inglesismo lo si piazza sempre dentro. Esatto. E allora ho provato quello e mi è andata super. L'unica cosa era i primi 20-30 metri, si sente proprio il freddo sul viso, no? Quando viene, però dopo si abitua, così che andava bene, così che ho deciso di fare il record di occhialini, che vedete anche tutte le foto, sono in occhialini con il nose clip. Dopo di quello, niente, è arrivato il giorno del record, anzi no, la notte prima del record, ero sdraiata sul letto, giusto, sai, quello prima di andare a dormire, e entro nella pagina Instagram e vedo che c'è l'ACMAS, cioè la Federazione Olimpica, che ha messo che giusto il giorno 22 un atleta giapponese ha fatto il record sotto i ghiacci. Ok, maschio? No, femminile. Ah! Sì, il mio record aveva vinto di un metro, ha fatto i 126 metri, sì, e io non lo sapevo, così che mi ha fatto un po' di stress, no? Perché è arrivato il dubbio, mamma mia, ora se io riesco a farlo il record, come, cosa succederà? Sì, perché tu adesso devi spingere a 127. 127 o più, o no? Più, certo. Esatto, e allora automaticamente mi ha fatto un po' così di che lì dovreste stress. Battervi anche ogni volta di un metro l'uno con l'altro, così non esagerate troppo ma mantenete anche la competizione viva. Quella è la bellezza dell'apnea, soltanto che l'ho fregata questa volta, perché dall'inizio che dico che farò 140 metri, così che era, lei già sapeva che io facevo il giorno dopo 140 metri, io non sapevo che lei sarebbe andata a gareggiare, no? Okay. Così che a me mi era una parte a sorpresa un po', che cioè ero felice che lo stesso un atleta ha iniziato a fare anche questa disciplina abbastanza così difficile. Certo. E così che lo stesso c'era questa competizione, che credo che in apnea è abbastanza, bisognerebbe esserci un po' di competizione. E così che il giorno dopo, cioè non ho dormito bene tutta la notte, cioè avevo il cuore che mi batteva straforte, cioè proprio tutto quello contro, tutto contro era. E arrivata la mattina, non so cosa è successo, la mia mente santo mi si è chiusa, cioè completamente azzerata. Come se niente ne fosse successo. Ho iniziato ad ascoltare, non so perché, cioè la mattina che volevo ascoltare Eminem, Not Afraid e Lose Yourself. Queste due canzoni erano repeat, è una cosa stupenda. Le approvo come premotivazione, esatto, da ma performance, sai, normalmente, 100%. Ma però principalmente in apnea sempre ascolto canzoni che sono rilassanti, no? Come My Heart Will Go On di Titanic o... I don't know, come si chiama quell'altra? Ma sì, poi ognuno ha le sue, esatto, le sue canzoni. Così che c'è, sono sempre quelle due canzoni, no? E invece questa volta proprio non le volevo ascoltare, volevo queste qua. Qualcosa di più. Sì, perché lo stesso non so. Però mi hanno rilassato, così che era super. E niente, sono arrivata un'ora prima dell'evento, perché anche i giudici devono avere sotto controllo che sono lì e non uso cose tipo l'ossigeno o così, cose che mi potrebbero aiutare nella performance. E niente, sono arrivata giù. E mai stata così calma, cioè nessuna preparazione di gara, non ero così calma come questa giornata. Okay. C'era l'amica che mi ha fatto il countdown e niente, subito dopo il countdown sono partita, ovvio mi ha fatto subito un po' di freddo qua e pensavo che mi avrebbe anche, siccome ero legata a una cima di anche appoggio, cioè io seguivo la cima sotto che mi avevano fatto, c'erano due subacquei. Infatti questo te lo volevo chiedere, lì poi nel percorso mettono un filo, esatto, qualcosa che almeno, esatto, ti permette di capire se stai andando dritta o se magari non stai, esatto, invece... Sia quello, più io sono legata su un'altra cima, così ah, che... Ah, buon, perfetto, così cioè in ogni caso è impossibile perdermi. Che inizi ad andare verso di là quando magari sì, in verità ma devi no, andare. No, okay. No. E poi c'erano anche i due subacquei che era mio papà
papà e mio fratello che mi seguivano, così okay. Che più sicurezza di questa non certo. Posso avere, credo. Dopo ovviamente ad ogni buca c'erano altri subacquei o apneisti che nel caso succeda qualcosa mi sento mi tiravano su. Poi ora, a differenza dei anni precedenti, cioè dei 7 anni fa, le buche erano ogni 20 metri, perché ora sul regolamento ACMAS vuole che le buche sono su ogni 20 metri per via di anche sicurezza. Certo. Ok. E niente, così il percorso è andato abbastanza veloce. Ed era molto interessante perché anche nei precedenti anni, anche come ero giovane tutto quanto, per diciamo diventare la mente un po' blank, che non pensa a niente, cantavo delle canzoni, no? Allora cantavo Titanic, My Heart Will Go On, I'm a Big Big Girl in the Big Big World, così queste canzoni che così diciamo mi concentravo una canzone, certo. Solo le lyrics, allora sapevo tutto il testo e allora mi ero semplice, no? E invece questa volta avevo vuoto totale, cioè proprio era un gusto di fare questa immersione immenso, poi anche perché durante il record c'era una nevicata che ha fatto 1 metro di neve, così che era anche quello che non è che aiutava, così che quel certo, giorno del record proprio era tutto contro. Vabbè, tanto ormai mi sembra di aver capito dai vari racconti che ci sei abituata però del fatto di arrivare lì, che succede sempre qualcosa, che esatto. Quindi ormai dici vabbè, tanto può arrivare anche sì. Un aereo che si sta schiantando nella cittadina di fianco che non mi interessa, tanto sono pronto. Esatto, ma sì, ma anche poi anche che ho fatto tante gare, no, in precedenza, sia per l'autopinato. Queste sono quelle più rappresentative. Esatto, esatto. Ascolta una cosa, Valentina, invece per quanto riguarda l'allenamento puramente quando si parla di apnea, no? Mm-hmm. Quindi lascia stare la componente fisica, come mi dicevi, comunque ad abituarti, esatto. Perché lì dovevi considerare anche lo sforzo di tutto il movimento. Quando si parla invece di apnea come quella che avevi iniziato a fare fin da piccolina, quindi puramente per andare giù, lì uno com'è che migliora l'aspetto della resistenza? Cioè com'è allenamento. Che vai? Allenamento principalmente. Quali sono le cose su cui uno si focalizza? Perché lì cos'è? Capacità di mantenere l'ossigeno all'interno o capacità di inalare più ossigeno rispetto agli altri per poter andare? Mente, tutta mente. Tutto mente? Sì. Allora ovviamente ci sono anche allenamenti dove tu devi aumentare l'aria che prendi, così che lo stesso devi imparare a prendere un po' di più di aria, però il resto è tutta tua mente cosa ti fa. L'apnea, cioè i due tipi di apnea, quella in profonda e quella in dinamica. Secondo me la dinamica è molto più difficile. Perché? Dove devi nuotare anche? Okay. Esatto, perché tu nuoti tutto il tempo e stai a 2 metri di acqua. Vuol dire praticamente tu puoi uscire quando vuoi. E lì la tua mente non è che vuole soffrire molto, no? Certo. Allora quando soffre vai fuori, no? Basta. Invece a profondità è sempre difficile, ovviamente, però qua devi sapere fare la compensazione. Che quella è l'unica che frega, diciamo. Perché che, perdonami, significa? Che tu quando vai giù, quando vai con l'aereo, c'è sempre un po' i timpani. Esatto. Sì, sì. E allora per la diversa pressione che c'è, esatto, mano a mano. Esatto, e quello devi saper fare, perché tu puoi fare la valsava, che sarebbe quella normale, dove soffi nel naso, diciamo, puoi farla fino ai 40 metri. Dopo di quello devi imparare altri tipi di compensazione per andare più profondo. Ah, quindi poi cambia anche il modo, non basta più fare no, il classico. No, perché i polmoni ti diventano molto più piccoli, no? Vuol dire tu, per esempio, hai l'aria di un palloncino, per esempio, sì, fai sì, caso, sì. Di 1 litro. I primi 10 metri è dove la pressione si cambia più ampiamente, vuol dire da 1 litro diventa già 0.5 litro. Ok. E dopo, via mano come vanno a pressione, questo palloncino diventa sempre più piccolo. Così casomai fanno anche cioè, quindi anche i polmoni esatto, sì. Diventano. Esatto. Ah. E lì è la cosa che tu poi non hai neanche l'aria e devi mettere l'aria, come si chiama, mouthfill, questo tipo di compensazione, dove metti l'aria nelle parti superiori, diciamo, sì. nei buchi superiori del viso, dove dopo riesci a compensare automaticamente. Porca vacca. Io principalmente non sono ma come fai ad allenarti su una cosa del genere? Devi andare lì giù e provare a testarlo in prima persona, perché in esatto, quale altro modo oppure riesci? Oppure sui 20 metri e 40 metri riesci anche a fare, però in espirazione, vuol dire con i polmoni vuoti. Ma come fai? Cioè su cos'è che ti concentri mentre sei lì per portarlo? Perché questo è facile da fare, sì, cioè ti fermi facile. Lì e lo compensi, esatto, lo fa già ai bambini, esatto. Già distinto gli viene da farlo, no? A chiunque. Ma beh, non a tutti, però sì. No, però diciamo è più naturale sì, come sì, cosa. Sì, questo qua che stavi spiegando invece di andare a compensare, quindi lì cosa sono fai? Sono tecniche, tecniche. Io ancora non sono riuscita, cioè non l'ho neanche provato sinceramente il mouthfill, però ho notato che quando hai la molletta, ecco, come si chiama, il nose clip,
È molto più semplice andare in profondità che soltanto con la maschera. Poi anche la maschera tu devi sempre mettere un po' di volume, cioè un po' di aria dentro, che il volume non ti diventa più troppo piccolo, perché dopo okay. Può venire il squeeze, che sarebbe che la maschera ti si appiccica completamente sempre per sulla... la pressione. Esatto, per la pressione. Così c'è tante cose che devi guardare. Che oltre un tot comunque a prescindere, cioè puoi essere anche un supereroe dell'apnea, però credo che tu non possa andare per una questione di pressione, giusto? Esatto, attualmente è l'uomo più profondo che è andato così in apnea, però con un piombo che si chiama No Limits, questa disciplina, e ritorna su con che il palloncino. Che è quella col cavo, se non sbaglio, esatto, giusto, che si attacca, esatto. E lui proprio fa la sua respirazione e poi si fa trascinare esatto. giù. Quello è anche un italiano abbastanza famoso, Umberto Pellizzari, che faceva questo tipo di gare. Che poi non tornano su loro, però giusto, c'è la bombola, gli danno, se non sbaglio, no? O tornano loro? Tornano loro, però con palloncino. Ah. Vuol dire hanno l'aria che il palloncino che tira su. Esatto. Dio sa, sì, ok. Sì. E quello lì invece ha fatto il record, Albert Nitsch l'ha fatto 240 metri mi pare che era, però a 240 il sangue gli è diventato troppo denso e dopo lo hanno dovuto tirare loro fuori, non è riuscito a restare conscio. Cioè è arrivato a 2.40 e ha perso i sensi? Tornando su li ha persi, così. Madonna che santa. Sì, quello è il massimo che era una 2.40. Persona 2.40, sì. Cioè due stadi da calcio, due San Siro che abbiamo qua a Milano e mezzo. Esatto, cioè, esatto, così che per profondità è quello, invece con le bombole la profondità massima mi pare che è 350 metri, però anche quello c'è dopo decompressione, perché tu con le bombole non puoi ritornare velocemente. Che sai su. Che quella è una cosa che mi ha sempre fatto cagare addosso, perdonami il termine, ma il concetto dell'embolia, giusto, che sì, rischi esatto, se non fai decompressione step, anche, esatto. Ogni tot e concedi il tempo per via dell'azoto, giusto, no, che c'è all'interno. Anche per via dell'azoto, ma anche perché tu quando vai con le bombole respiri, no? E allora i polmoni tutto il tempo si ampliano, certo. Non sono in pressione. Sì, sì, così che anche l'apnea che invece sono bloccati, esatto. Non c'è movimento. Esatto, e tu quando esci fuori allora i polmoni si ampliano, no? E allora tu devi andare pian pianino, che lo stesso i polmoni non è che si ampliano velocemente, ma vanno anche pian pianino con loro, così che sono sempre. Però, allora io dico, sono entrambe due discipline diverse, cioè una cosa è la subacquea e una cosa è l'apnea. Io la subacquea mi piace perché tu puoi... più quella un dettaglio sott'acqua, puoi divertirti un po' di più forse, però c'è sempre quella parte dopo noiosa che devi tornare in superficie molto lentamente, sì. Però c'hai bonus anche qua. Io per esempio preferisco la subacquea per fare dei video, per fare le foto, certo, così ma quello non c'è paragone, perché comunque ti prendi il tuo tempo e sei lì che esatto, invece in apnea vai giù e poi ritorni su subito. Sì. Che tra l'altro lì poi devi considerare bene anche quanto ossigeno, quanto tempo hai ancora, perché un conto è andare giù, ma poi devi considerare che c'è anche la tutta parte... la tempistica. Sì, per andare su, quindi sì, vabbè, però cioè. In ricreativo tu puoi andare fino ai 40 metri massimo, no? Così che quello lì ancora va bene. Dopo, quando vai in tecnica, è quello devi guardare tempiste e tutto quanto. Mentre quando vai in ricreativo, tu puoi stare senza problemi. Così che quello va bene. Secondo me, la subacquea è bella anche in ricreativa. In tecnica, dopo, è anche molto bella. Però è molto più ingombrante, sinceramente. Certo. Ma è mai successo, sfortunatamente, che qualcuno magari nell'esecuzione o nel farlo durante una prova o una competizione, proprio, sai, anche in apnea, dici? In apnea, allora, sì, sì, stato... sì, è successo qualcosa che proprio mentre andava giù, per qualche motivo... perdita dei sensi o comunque principalmente sai... non nell'andata giù, ma al ritorno nella su. Risalita. Perché? Perché tu... ora caso, ora fanno i record a 140 metri, così che diciamo che quando tu torni in superficie tu forse hai abbastanza aria, ti sembra che hai abbastanza aria quando vai in profondità, ma gli ultimi 10 metri c'è il sbalzo più alto di pressione, no? Vedi. E lì automaticamente sia l'andata che il ritorno. Sia l'andata che il ritorno, allora quando tu ritorni su automaticamente tutto si ampia, e allora quando pensi che avevi abbastanza ossigeno invece non ce l'hai abbastanza, così che principalmente gli ultimi 10 metri le persone svengono. Ok. E così che non... Beh dai, meglio svenire negli ultimi 10 che sei vicino a portarti in superficie qualcosa. Cazzo, di quando sei sotto, esatto. Sì, ma poi sono abbastanza collegati, anche hanno la gru che li tira su col cavo, così che sono abbastanza seguiti quando vanno anche così in profondità. Sono stati più spesso, non in gare, nelle gare sono abbastanza seguiti così non può succedere qualcosa, però quando sono andati da soli apneisti a fare gli allenamenti o quando sono soprattutto le persone che muoiono più di tutti sono i pescatori subacquei. Ah cavolo. Sì, perché?
perché qua c'è il motivo che tu rimani più a lungo sott'acqua, il pesce. Ok, vuol dire, certo. Per esempio, tu ora, cacciatore di andare a becchi. Ora tu sei per esempio quasi a fine aria e vedi giusto il pesce, no? E che se non puoi tornare giù per riprenderlo perché il pesce va via, no? Allora loro rimangono più a lungo di quello che dovevano rimanere e giusto prendono il pesce, dopo c'è la lotta sott'acqua dove di nuovo consumano, gli ultimi 5 metri sviene. E ora non sarebbe il problema che svenisse stando in testa in su, vuol dire nell'aria, perché il primo riflesso per l'uomo quando sviene è respiro, no? Vuol dire respirano. Il problema è se rimane qua a testa in acqua. Eh certo. E allora respira l'aria. Tutta l'acqua, sì. È lì la parte che succede più spesso. Chiaro, no, e quando sono sta soli. Io avrei il controllo, non dico che lo guarderei ogni 30 secondi, ma è quello che so che lo tengono qua al polso tendenzialmente, esatto. Per comodità, per vedere il livello cosa? Dell'ossigeno. Sarei Giorgio, tutto a posto? Sì, Valentina, guarda, è sceso di uno 0,1 il mio ossigeno, però vabbè, ci siamo ancora dentro, 2 secondi dopo... No. Poi se siamo già a metà della serie, Valentina, forse è ora di dai, torniamo magari su, ci andiamo a fare uno sprizzo qualcosa, perché direi che abbiamo dato, dai, Naco. No, vabbè, però in apnea dico, tu hai sensazioni, poi non è ogni giornata uguale. Tu per esempio un giorno puoi fare anche in piscina, dico, puoi fare 250 metri in piscina e il secondo giorno non riesci a fare 120, no? Così, certo. Che proprio dipende dal momento o di tutto quanto. Così che io dico, sotto il record veramente avevo la giornata ideale. Veramente mentalmente era top. E per la parte del freddo invece fai un allenamento specifico, visto che comunque l'hai fatto sempre in contesti under ice, quindi come dicevamo prima stiamo parlando di temperature dell'acqua di 2 o 3 gradi, che ok che ha la muta, però sti cazzi, cioè se uno non c'è mai stato in acqua, io poi sono un amante delle vasche ghiacciate, le cose, però lì stiamo parlando di temperatura che te le faccio magari a 10 sì, gradi, sì, 11 sì. Gradi, che stiamo parlando pur sempre di 7-8 gradi in meno, esatto. E già lì l'impatto, il pensiero di star dentro, allora. E nuotarci. Quest'anno non ho fatto tante, diciamo, cose, bagni freddi e queste cose. Sinceramente, poi a me la doccia deve essere calda, non mi piace la doccia fredda. No, su questo siamo d'accordo, lo faccio perché so che fa bene. Sì, quindi fa bene, cioè. Decisamente. Però no, la doccia decisamente no. Prima quando ero giovane sì, la facevo anche fredda, doccia, era preparazione. Poi io, diciamo, da una parte che sono sempre nel mare, diciamo che quando anche vai sul Baron, ci sono questi il Baron Gauch, che sarebbe un relitto vicino a Rovigno. Ok. Da per esempio d'estate fanno i 26 gradi in superficie, però vieni a 13 gradi giù, così che è abbastanza grande lo sbalzo, no? E allora sono sempre questi sbalzi di ogni giorno, di freddo caldo, così che forse anche il mio corpo è abbastanza abituato. Poi sono andata a fare qualche allenamento di statica, vuol dire che sono ferma, immobile, soltanto a tenere aria, di mezz'ora praticamente, questi okay. Allenamenti, nei laghi e nei fiumi. Ok. Perché sfortunatamente in Croazia non abbiamo posti ghiacciati, anche per il global warming un po' e tutta la parte, così che sfortunatamente quella parte no, però sui laghi erano intorno ai 8 gradi, così che mezz'ora ferma era a posto, così per sì. Questo mi sono sì. Ho detto va bene anche ci siamo. Poi la muta non era abbastanza spessa, no? Erano di 5 mm, che a okay. 5 mm quella è normale che anche d'estate vai in mare, no? A pescare o a fare così un po' di certo. Tuffi. Beh, che anche poi immagino per la disciplina comunque nel movimento più sottile è meglio, no? Perché in generale meno peso hai addosso. Esatto, da... e poi anche meno zavorra, esatto. Perché lo stesso tu quando prendi l'aria, hai la muta, sei subito positivo come si dice? Buoyancy. Nel buoyancy, dimmi cosa vuoi dire, vediamo il se... Il buoyancy sarebbe il livello dove sei, cioè no, non sei troppo positivo né negativo, vuol dire sei una cosa in metà, sei neutrale, okay, sì, però punto, come si chiama il trim, non mi viene, neanche poi, a me, anzi. Nel, sei nel punto zero, non lo sì, so, però, nel punto in equilibrio. Sì, ma c'è proprio la frase, però per me non mi viene la parola. Non fa niente. Vuol dire, vedi, comunque... 20 minuti dopo... Ah, sì, era... No, capito che comunque sei nel punto nel mezzo giusto. Esatto, deve essere neutrale, vuol dire tu con la zavorra e con tutta l'aria, con il neoprene, devi comunque trovare un bilanciamento che non è che vai a sbattere tutto il tempo sotto il ghiaccio, ma certo. Neanche non vai in fondo, perché lo stesso il lago non ha 2 metri, ma aveva intorno, cioè iniziava da 7 fino ai 22 metri, così che lo stesso devi trovare un bilanciamento neutrale, okay. Che dopo ti è più semplice a nuotare anche, perché puoi scivolare anche più a lungo e poi...
è meglio, sinceramente, consumi molto di meno anche di energie. Ma senti, adesso invece obiettivi futuri, cose che hai nel mirino come target allora, nel prossimo futuro? Allora, decisamente, ora non so se ci sarà qualcun altro a battere il record, perché ecco, dico, 7 anni è servito al mio record precedente che qualcuno lo battesse, e complimenti anche ancora una volta all'atleta giapponese, e, però per il futuro sarà probabilmente solo piscina. Ok. Anche perché in profondità... Ora anche un po' più, allora soprattutto in Croazia è abbastanza difficile a fare profondità, perché tu devi avere tutta una squadra dietro di quello, perché tu non puoi andare da sola a fare profondità, devi kit, devi avere il personale che ti sta indietro, vuol dire tu devi prendere 5-6 persone, ogni volta, e quello non è che riusciamo in Croazia proprio a avere, forse andare nei mari caldi a provare un forse da hub nel Blue Hole e così, forse sì, ma per ora mi tengo da piscina, che è più semplice per allenarsi, e diciamo che anche è più difficile, per certo senso, mentalmente decisamente. Sì, piscina più, perché è meno, dici, spaziosa e ti senti più stretta? No, non è per quello, ma è per la via che ti dicevo prima, perché tu ti trovi a 2 metri, no? Che vai avanti e indietro, a 2 metri, tu puoi uscire quando vuoi, allora certo. Tu ogni volta devi trovare il tuo limite, prima. E devi... cercare di andare più avanti. E qua è l'unica volta che ho provato la stanchezza mentale, cioè la prima volta che ho provato la stanchezza mentale era a Kuwait nel scorso mondiale di apnea che ho partecipato, e dopo 4 giorni di apnea l'ultimo giorno non volevo gareggiare, proprio non ce la facevo più. E come mi hai detto anche precedentemente, la testa, anche quando ti ho chiesto sull'apnea tutta. In questo sport mi sa che fa il 90%. Anche sì, il 90% sicuro, perché lo stesso tu con altri sport riesci ogni volta fisicamente a prendere proteine, magnesio, riesci a recuperare in qualche ti modo. Ti aiuti, esatto, con integrazioni. Con la testa non hai nient'altro che sonno. Quella vocina interiore che tutti abbiamo ogni volta che dice no. Ma chi te lo fa fare, esatto, Valentina? Esatto, ma chi te lo fa fare? Perché hai già fatto tutto, hai già fatto di su, di giù, a destra, a sinistra, rilassati. Quella vocina che ti vuole mettere solo a tuo agio e stare sul divano. Sì, è la lotta, è zittirla, dire sera, spingiamoci ancora un po' più là, andiamo ancora un po' più avanti. Esatto, e quella era l'unica volta che ho provato, per esempio in piscina all'epoca potevo fare i 200 metri e invece alla fine non sono riuscita a fare più di 166, che lì sono uscita al mio limite, che era basta. Così okay. Che quello veramente, la testa è una cosa impressionante quanto funziona. E poi l'apnea qua anche devi allenarla, poi nonostante solo il corpo, ma anche soprattutto la testa. E poi noi abbiamo, per esempio, gli allenamenti non sono così tosti come erano nel nuoto pinnato, cioè abbiamo 3 volte a settimana dove siamo principalmente in piscina, e qua in vari allenamenti sempre sforziamo la testa, sia per degli allenamenti ipostici o in iperventilazione, o anche abbiamo dei allenamenti dove per esempio andiamo in espirazione, facciamo tipo in espirazioni 10 volte 25 metri che sono andare avanti e indietro senza fermarti praticamente, cioè fare 2 respiri dopo che hai buttato fuori l'aria, esatto, fai un respiro, espiri, fai 25 metri, torni sopra, fai un espiro, espirazione e ritorni indietro. Madonna, così 10 volte. Così che cioè, diciamo, chiunque stia ascoltando, sono curioso di che se ha modo di andare in piscina e provare, perché quando si parla poi uno, quando non è lì in prima persona, non capisce effettivamente di cosa si sta parlando, perché poi appena lo provi fai, scusami, cioè già nella prima non ci arriva, secondo me è una persona normale. No, riesce, sono sicura che riesce la prima, sì, però sì, dopo quante volte l'hai fatto riesce, anche indietro? Poi fa male anche la testa quando esce, cioè, perché c'è anche abbastanza CO2 in te, no? E allora anche quello a mente, poi inizia a fare un po' male la testa. Però del resto dico, sono degli allenamenti abbastanza difficili, allora per questo devi avere sempre un giorno di recupero dove fai palestra un po' più semplice il giorno dopo, per proprio anche la testa, per un po' lasciarla in pace. Certo. Così che per quello sì. Oh, Valentina, io ti ringrazio un sacco, adesso ti lascio andare a questa giornata milanese fantastica, come ti dicevo. Stupenda. Mi ha fatto super piacere averti come ospite, veramente gran figata, cioè disciplina particolarissima, mi sembri super tosta sul pezzo, e a prescindere ti faccio un grosso in bocca al lupo per qualunque avventura avrai nel futuro. Spero che ora riuscirò a piazzarmi per andare ai mondiali di Belgrado e dopo diciamo vedo. Pian e poi pianino, ti rinvito qua al podcast, facciamo una chiacchierata dopo i mondiali, vediamo com'è andata. Certo, grazie, volentieri. Grazie ancora.